Puoi inquadrarci brevemente il progetto ETA Beta e spiegarne gli obiettivi concreti? Sì, dunque, il progetto ETA Beta è un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma comunitario Life Più nella call del 2009. È un progetto che mette insieme una serie di realtà pubbliche e private. In particolare i partner del progetto sono, oltre all'agenzia che qui rappresento, Milano Metropoli, che è capofila del partenariato di progetto. Nel partenariato ci sono anche Regione Emilia-Romagna, la Regione Sardegna, c'è un soggetto gestore del primo macrolotto di Prato che è Conser, c'è Liguria Ricerche, che è una società di ricerca partecipata dalla Regione Liguria, c'è Ambiente Italia, un istituto di ricerca privato, e infine c'è anche un istituto di ricerche andaluso che è IAT della Siviglia. Il progetto è cofinanziato da due regioni italiane, la Regione Lombardia e la Regione Liguria. Il progetto ETA Beta sostanzialmente affronta il tema delle ATEA, lo affronta in maniera abbastanza innovativa nel momento in cui sostanzialmente intercetta o comunque pone il tema delle ATEA in rapporto a due importanti strumenti europei, da un lato quello dell'ETAP, ovvero dell'Environmental Technology Action Plan, che è un piano di promozione e di sviluppo delle tecnologie ambientali promosso dalla Commissione Europea nel 2004. E il secondo aspetto, carattere diciamo innovativo del progetto, è sempre collegato al tema ETAP e riguarda in particolare l'aver agganciato il tema dell'Environmental Technology Verification System, che è un sistema di verifica delle tecnologie ambientali innovative, un sistema che è stato promosso sempre dalla Commissione Europea e che attualmente è ancora in fase di avvio e di sviluppo, che ha sostanzialmente l'obiettivo di qualificare le performance ambientali delle tecnologie ambientali. Il progetto ETA Beta sostanzialmente prevede per l'ETAP di provare a inserire lo strumento APEA come un possibile strumento di attuazione del piano europeo. Per quanto riguarda le TV, invece, il progetto ETA Beta vuole supportare il sistema europeo individuando quelle tecnologie ambientali e verificandone anche le performance che possono essere impiegate in maniera efficace all'interno di aree produttive. Quali sono quindi i prodotti del progetto ETA Beta? Allora, il progetto ETA Beta avrà come suoi prodotti principali innanzitutto un manuale, delle linee guida che metteranno insieme i vari strumenti, le varie soluzioni tecniche che potranno essere impiegate sia dagli enti e dalle istituzioni pubbliche che volessero attivare dei processi APEA all'interno del proprio territorio, sia da parte di imprese localizzate all'interno di aree produttive, sia da parte di soggetti deputati alla gestione degli aspetti ambientali nelle aree produttive ecologicamente attrezzate. Questo manuale tecnico verrà sperimentato, testato all'interno di 6 aree produttive pilota localizzate in diverse aree in Italia e riceverà appunto da questa sperimentazione dei feedback che retroagiranno sull'impostazione tecnica del documento.